Buongiorno a tutti quanti. Questa mattina facciamo un video su un vino pugliese, quindi ho provato a dire qualcosa in pugliese che chiaramente non sono capace. Comunque, ho comprato questo bellissimo Negramaro del Salento IGT di un'azienda che fa agricoltura con sostenibilità ambientale. Sono andato a leggere, fanno utilizzo di energia elettrica. E controllo dell'efficienza idrica e così via. È un Negramaro che fa 12 gradi e mezzo. L'ho comprato al supermercato, Feudo Monaci, 3,40 euro in offerta. Ho pensato di comprarlo perché oggi abbiamo fatto le orecchiette stracinete, come dicono in Puglia. L'abbinamento è perfetto. Abbinare del vino di zona, un piatto della stessa regione è sempre una scelta buona e quindi ho pensato di fare questo esperimento ed ha funzionato. Adesso lo andiamo a versare, così facciamo questa degustazione di un vino appunto da supermercato. Andiamolo subito a vedere, vediamo che è un rubino un pochino, un colore diciamo così, un pochino scarico, come dire. Decade un po' come se ci avesse un po' di residuo, ma devo dire che tutto sommato il vino, vedendolo meglio perché forse c'è poca luce, diciamo è comunque un liquido pulito, quindi non ci sono problemi di residui o cose di questo tipo. Andiamo a sentire gli aromi. Questo è un tipico aroma di frutti rossi freschi, soprattutto spicca la fragola. Io ci sento anche un po' di pomodoro, devo dire la verità. È un naso gentile, si sente, diciamo, appena un tocco di ciliegia, proprio frutti rossi in pieno, molto freschi. Andiamola a sentire in bocca. Beh, è un vino, diciamo, molto semplice, finisce subito. Ritornano questi frutti rossi, quindi diciamo un vino da bere come pronta beva, niente di particolare, però comunque sia per alcuni tipi di piatti, per fare una bevuta non troppo importante va benissimo. Quindi, se volete provarlo, stiamo parlando del Negramaro del Feudo Monaci, lo trovate appunto al supermercato intorno ai 3,40 euro, io l'ho preso in offerta, altrimenti si trova intorno ai 5 euro. Abbinamenti, va benissimo le orecchiette, ma io lo vedrei ancora meglio con una zuppa di pesce al pomodoro. Alla vostra salute e alla nostra.